Ma perché a me mi è ripresa quello spiritello, che sono sempre nell'animo, dentro in orrore, cioè quello dell'avventura. E allora ho detto no, proviamo un'altra cosa, ad esempio il film Il Cattaio. Io ero stato a Barcellona al Festival della Musica Elettronica e mi aveva entusiasmato questi musicisti di musica elettronica così interessanti. E quando sono tornato ho chiesto a Claudio Simonetti la musica elettronica. E quella volta appunto lui la fece mentre noi facevamo il film e veniva tutti i giorni sul set, ce la faceva sentire, così, perché la musica elettronica è complessa, molto complessa. E quindi quella lì è tutta musica elettronica, e quindi fece questo esperimento, poi altri musicisti. La musica per me è stata una cosa molto importante nella storia dei miei film, è stata sempre importantissima e da me molto curata, molto seguita, molto, anche con grandi liti, persino con Ennio ha avuto anche dei piccoli screzzi, perché una volta mi permisi di dire, ah bella, sembra musica di Schaeffer, sarà più un falso. Cosa c'entra Schaeffer? Che c'entra? Cosa dice? Che sciocchezza, che sciocchezza. E così, per dire che ci sono stati dei... Un'altra volta era... No, questa era una... Nel mio primo film, noi abitavamo vicini nei pressi di Roma, non proprio a Roma, però vicinissimi, si vedeva a piedi in 5 minuti. E, allora lui mi chiamò e mi disse, allora dice, si può venire che poi dobbiamo parlare un po' della musica. E io avevo visto, io avevo seguito la musica rock dell'epoca, rock musica, e così mi preparai una serie di dischi con pezzi di musica che secondo me erano interessanti da mettere nel film o da ispirare il film. E così andai da lui con questo pacco di libri sotto il braccio, di dischi. E come entrai lui mi guardava come un marziano, ma che c'ha quei dischi lì che ci va? E lui mi ha detto, ma chi sono quei dischi? Che le portate a fare? Ma io portati per farti sentire, così magari potevamo un po' ispirarci a certe alcune musiche. Ma allora ritorno, non ti far più vedere con quella roba. Io sono Ennio Morricone, hai capito? Lo so, scusami, ho fatto una cazzata tremenda, perdonami. E lui mi perdonò. Siete rimasti amici? Certo, amicissimi. Altre occasioni di lavorare insieme? No, poi non ci sono state più altre occasioni, no. No. Sulla terza madre chi ha chiamato a scrivere la musica? Sulla terza madre chiamai di nuovo Claudio Simonetti, che fece un bel lavoro, molto impegnativo, ci mise moltissimo tempo, mi fece anche arrabbiare perché io ho visto il film da un bel po' e lui ancora non aveva finito la musica, ci furono delle discussioni, però poi ha fatto una musica interessante, molto bella. È chiaro che non doveva essere molto facile lavorare con te e darti soddisfazione. Sì, non doveva essere molto facile lavorare con me, ma non era neanche facile lavorare con Morricone. Molto, due caratteri. Sì, due caratteri abbastanza un po' fumantini, e mi ricordo che quando lui lavorava con Sergio Leone anche lì c'erano discussioni, litigi,
per giorni non si vedeva, non si sentiva neanche per telefono, anche con lui siamo stati molto più che con me, devo dire. Vabbè, con Enrico Morricone c'avevano per una, con Sergio Leone avevano un'amicizia diversa, perché loro hanno fatto andare a scuola insieme, erano anzi compagni di banco, figuriamoci, quindi erano, si conoscevano benissimo, benissimo. E quindi si poteva permettere anche di litigare, di bisticciare, senza che ciò inclinasse il loro lavoro.